È morto Claude Knobs, fondatore del Festival Jazz di Montreux. Knobs aveva 76 anni ed è rimasto vittima di una caduta sugli sci durante le vacanze di Natale. Dopo più di 2 settimane di coma e dopo aver subito un intervento chirurgico, si è spento la notte scorsa all'ospedale di Losanna. È una grande personalità della musica che se ne va, un uomo appassionato, e penso che sia stata proprio la sua passione per la musica a rendere possibile questo piccolo miracolo sul lago Lemano, ha detto il ministro della cultura elvetico. Era il 1967 quando Claude Knobs, che vedete suonare l'armonica nelle immagini d'archivio, lanciò il Festival di Montreux, capace di attrarre sin dai primi anni le più grandi star mondiali. Miles Davis, Ray Charles, James Brown, Carlos Santana, Sting, Gilberto Gil, Ella Fitzgerald, solo per citarne alcuni. O B.B. King, con cui Knobs e la sua armonica si esibirono in anni ben più recenti. La 47esima edizione del Festival di Montreux si terrà dal 5 al 20 luglio. Sarà la prima senza Knobs.